E buongiorno a tutti, finalmente è arrivato 23 mm f4 della GFX. Apriamo la scatola, tanto perché sono molto ma molto curioso di vedere, ma più che vedere vorrei provare tantissimo, perché allora eccolo qua. Questo è paraluce, mettiamo qua, 23 mm f4 RLM VR, silica gel, non mangiate silica gel. Io non ho mai capito perché tutti scrivono non mangiate, e sì, è vero, cioè va bene, è giusto scrivere. Allora, 20 mm f4. Guardate, è piccolino, perché dimensione è circa 10 cm e 90 mm, cioè 9 cm, e quindi per essere un super grandangolo che ha angolo di campo dichiarato 99,9, cioè 100 gradi. 100 gradi di angolo di campo, cioè oltre a 90 gradi, 100 gradi, cosa significa? Equivalente sul 35 mm, cioè formato 135, equivale a 18 mm di angolo di campo. Quindi un vero super grandangolare, cioè obiettivo preferito da Francesco Cito, ad esempio. Francesco Cito, grande fotografo, grande amico, fa reportage con 18 mm. Quindi questo significa ci vuole un po' di grinta per fare reportage con 18 mm. Ok, parliamo una piccola parentesi di tecnica. Questo è un obiettivo costruito con 15 lenti interno in 12 gruppi. Trattamento nano coating. 15 lenti in cui due lenti asferiche. Sapete cosa significa asferiche, giusto? Ok, non sto a parlare. Una lente super ED, super, cioè proprio bassa dispersione, più tre lenti ED, bassa dispersione. Quindi quattro lenti bassa dispersione, due lenti asferiche, più nano coating che aiuta moltissimo a eliminare soprattutto i raggi che arrivano in diagonale, perché avendo 100 gradi di angolo di campo questo obiettivo ovviamente soffre ghost image, quello che è, va bene. Comunque pesa 845 grammi e diciamo non è grandissimo, cioè non dico che è piccolissimo, e però non è grandissimo, e come anche alcuni altri obiettivi ha una posizione C qua, cioè possiamo determinare il valore di diaframma dalla macchina. Oppure, come me, sono molto abituato a ragionare girando la ghiera di diaframma, quindi si può girare ghiera di diaframma, decidere quale valore di diaframma utilizzare. Ok, il sistema di messa a fuoco interno in focus, interno focus, e quindi questo permette di avere messa a fuoco molto veloce. Poi ci sono 9 guarnizioni all'interno che sopporta prima di tutto polvere e poi umidità. Questo obiettivo garantito fino a meno 10 gradi il suo corretto funzionamento. Normalmente questi testoni giapponesi che dichiarano
Sì, dichiariamo che fino a meno 10 gradi funziona. Sì, vi garantisco che funziona anche meno 15 gradi. Io, cioè la mia garanzia non vale niente, però so di certo che hanno provato meno 20 gradi, meno 25 gradi, meno 30 gradi, hanno dato ok meno 10 gradi. Quindi quando loro dicono meno 10 gradi ok, vuol dire 100%. 100% funziona a meno 10 gradi, ok? Quindi nei prossimi giorni vorrei subito, anzi se avrò tempo oggi, andrò subito fuori a fotografare con questa macchina, con questo obiettivo, e mi piacerebbe farvi vedere la qualità, perché per ora abbiamo visto solo il test MTF. MTF parla veramente molto chiaro che questo obiettivo deve essere è un obiettivo fantastico. Poi sta per arrivare un 100 mm f2. Questo è, poi metteremo in demo, 100 mm f2 equivalente a 87 mm, cioè medio tele f2 di luminosità. Come abbiamo visto 120 macro, sicuramente, e questo obiettivo anche 100 mm f2 garantisce uno sfocato, cioè proprio i piani di sfocatura veramente correttissima. Questo è quello che crea tridimensionalità. Su questo 23 mm cosa vogliamo che sia? Intanto la distorsione. Contenuto valore di distorsione, brillantezza dei colori e microcontrasto. Questo è quello che vogliamo. Ok? Quindi per ora io non vi assicuro niente. Abbiamo visto solo MTF che dice sì, questo obiettivo su MTF va bene. No. Io non mi fido, perché per me MTF dice solo 15%. Quindi da oggi o da domani cominciamo a fare il test, e anche questo è un invito: venite a fare test con me, con noi, venite con la vostra scheda a testare con le vostre mani questo obiettivo. Abbiamo anche tutti altri obiettivi, e quindi venite a provare questa macchina, questa combinazione con questo obiettivo. Io sono sicuro che questa macchina, con questo obiettivo, potrò fare anche reportage street, sicuramente. Quindi vi invitiamo di venire a provare. Questo è demo, quindi non solo per me, per mio ego, no. Questo obiettivo viene messo demo per voi, e ringraziamo anche Fujifilm Italia che ci ha dato questa opportunità di avere tutto il materiale in demo. Ok? Noi saremo sempre con voi. Grazie mille, buona giornata.